gli agricoltori che fermano gli automobilisti, quelli che vogliono fermarsi per regalare delle mele con la battuta, le mele fatte al computer. Ragazzi, gli italiani non si ferma neanche per prendere una mela offerta dagli agricoltori. Ecco, qualcuno si ferma. Un prete si è fermato. Tenete duro, dicono, sentite? Ciao Giustino. Ciao. Robby, grazie della tua presenza. Sempre con voi, ragazzi, sempre con voi. Il minimo. Dove andiamo? Siamo qua dal palco. Robby, io ti seguo da Covid, io sono brutto e cattivo su Facebook. Sei brutto e cattivo? Sì. Spera che giriamo la telecamera. Guardate, un brutto e cattivo, ragazzi, Ragazzi, qui dobbiamo lottare fino alla morte per la nostra sovranità del nostro paese. Basta Europa, basta. Lo so. Siamo in tanti a pensarla come lui. Intanto vediamo i collegati. Ciao a tutti, stiamo andando verso il palco. Tanti agricoltori si stanno radunando dal palco. Tantissimi trattori. Comunque, guardate, una presenza è il primo giorno, ma domani arriverà tantissima gente. Parlano anche di blocchi importanti da oggi pomeriggio. Quindi si sta svegliando il mondo dell'agricoltura in Emilia Romagna sempre di più. Sono già il 13°, 14° giorno di protesta. Intervista intanto qua e là. Andiamo a vedere il palco, amici. C'era anche Sky prima, Guardate. Eccoli qua. Raggiungiamo la zona del palco. Stanno preparando il palco. Guardali ragazzi. Ragazzi, riuniamoci tutti qui. Chiamate anche gli altri, gli ultimi soldi che zebi. Luisito, sei inquadrato, Luisito. Come la vedi questa prima giornata? È molto positiva, direi. Da quello che ho capito arriveranno in tanti tra oggi e domani, eh? Sì, domani dopo. E si parla anche di blocchi, ho sentito prima che sembra che inizieranno anche i blocchi, eh? Dopo sì. Sempre col sorriso sulle labbra, ma decisi. Il governo ci ascolti, anche di fretta, perché ormai siamo stanchi, è già 15 giorni che facciamo questi presidi e il governo non ci sta ascoltando, e questo è un peccato, veramente un grande peccato, perché noi siamo il popolo italiano, siamo il motore trainante dell'economia alimentare e noi vogliamo che il governo ci ascolti. La cosa che ti delude di più, Luisito, qual è? Proprio il governo che non ci sta ascoltando. Cioè nessuna risposta. Sì, la Meloni ha detto che ieri aggiunge 3 miliardi di euro in più, in che modo li dà? Quello che noi vogliamo capire come lei dà questi soldi. Noi vogliamo interloquire noi direttamente, il popolo italiano,
con dei capigruppo, vogliamo capire come vanno distribuiti questi soldi. Anche perché ad esempio nell'alluvione ne hanno promessi tanti, però in tanti si stanno lamentando che nulla... In tanti si stanno lamentando che non hanno portato quei soldi, e questo è un peccato, perché purtroppo c'è gente che è veramente alla disperazione, questo è un peccato. Però vi vedo lo stesso col sorriso, nonostante un sorriso duro, però vi vedo lo stesso col sorriso, perché siete uniti, vi vedo uniti. Noi non ci deve disunire nessuno, noi siamo così. Noi siamo decisi di andare avanti. E un messaggio che voglio dare al nostro governo: ci accolga, perché non siamo delinquenti, siamo tutta gente giù alla buona e brava gente, tutta la gente che c'è qui e guarda quanta gente c'è, è tutta gente che ha voglia di lavorare, che produce bene. Grande governo, ci ascolti. Adesso farai un dibattito? Adesso vado su, dirò qualcosa. Ci ricolleghiamo tra poco allora, sì. Vi chiediamo di ricollegarvi, a breve.